Ritornare in questo canale ogni volta è un'emozione, perché vuol dire che sta succedendo qualcosa. In realtà stanno succedendo tante cose, alcune molto in fretta, altre molto lentamente, però ogni tanto bisogna fare degli aggiornamenti, perché magari ci sono delle persone che ci seguono solo su 23esima strada film e non ci seguono sulle pagine delle singole persone, e quindi è giusto ogni tanto aggiornare anche qui. Anche se vedrete che molto presto il canale inizierà a essere sempre più attivo, c'è proprio aria di rivoluzione. Stiamo finendo di fare la post-produzione del film. Come vedete, io fino a poco fa ero lì che smanettavo col programma. Proprio in questo momento sto definendo sempre meglio il montaggio, in modo tale che poi passiamo alla fase successiva, che sarà quella della color correction, stabilire definitivamente le musiche e tutto quanto. Poi ieri fino a notte tardi eravamo qui con Pietro Mendolia dei Malanova, che è il gruppo che ci sta curando le colonne sonore. Qualcosina sto facendo anch'io di colonne sonore, però diciamo in minima parte, anche perché io non sono un ingegnere del suono, non sono un tecnico audio, semplicemente magari mi diletto con gli strumenti, e quindi ho fatto qualcosina che poteva starci bene dentro il film, e ve la ritroverete, spero vi piaccia. Ho deciso di fare questo vlog così inizio a darvi qualche informazione anche in merito all'uscita del film e al futuro in generale di 23esima strada. La data dell'uscita del film è già stabilita, però la sveleremo con il trailer, anche perché ci stiamo prendendo questi due giorni di tempo per essere sicuri che la data sia proprio quella lì. Anche se ce l'abbiamo, noi la stiamo comunicando, la comunicheremo appunto col trailer. Vi inizio a spiegare le modalità un attimino di come si svolgerà l'uscita di questo film, così tutti quanti iniziate a capire e a pensare di conseguenza come organizzarvi. Noi distribuiremo il film in maniera indipendente, quindi lo porteremo noi stessi nelle sale cinematografiche, partendo ovviamente dalla nostra città, da Milazzo. La prima data avrà tre orari disponibili, credo saranno le 18, le 20 e le 22. Ovviamente i biglietti saranno numerati con l'orario e in prevendita, ovvero noi di 23esima strada film e di Maison de l'Art avremo i biglietti sempre addosso, quindi se volete il biglietto potete fermarci tranquillamente e acquistarlo. Li venderemo qui presso la nostra struttura Maison de l'Art, e saranno venduti anche da varie altre persone che ci hanno aiutato a realizzare il film, come per esempio alcuni elementi dell'associazione teatrale Le Nuove Immagini. Però continuate a seguirci per rimanere aggiornati, perché ancora tutto questo lo stiamo definendo, però già intanto iniziate a capire e iniziate a pensare quale potrebbe essere l'orario che più vi interessa. Magari ce lo comunicate e noi, sapendolo prima, possiamo anche tenervi qualche biglietto da parte. Allora, il costo del biglietto sarà di 7 euro. Perché questa cifra? Perché non un euro in meno? Bla bla bla. Perché il film è stato totalmente realizzato a nostre spese, quindi abbiamo fatto un calcolo, abbiamo deciso che la cifra più giusta sia 7 euro. Alla fine, invece di andare a mangiare una pizza una sera, venite a vedervi il film, oppure andate sia a mangiare la pizza che a vedere il film. Tanto alla fine una sera, se uscite di casa, fa anche bene. Poi alla fine il nostro obiettivo con questo contributo è continuare a fare questo, quindi se noi, grazie alla distribuzione di questo film, riusciamo a fare il prossimo, sarebbe grandioso. Quindi c'è anche questo, e ovviamente ringrazieremo chiunque, a prescindere dal fatto che il film piaccia o no, compri il biglietto, comunque venga a vedere il film, perché ci aiuterà a continuare a fare il cinema in Sicilia, e questa cosa qui secondo me è forte, quindi grazie. Ci sono tante altre novità riguardanti 23esima strada, però non vi svelo niente, perché una delle novità appunto è che da adesso in poi faremo un vlog a settimana per questo canale e per questa pagina, dove saremo ogni settimana un elemento diverso di 23esima strada film, e comunicheremo le varie cose che ci sono da comunicare, oppure semplicemente parleremo di qualcosa riguardante il videomaking o i progetti appunto a cui stiamo lavorando. Continuerà a uscire il diario di bordo, continuerà a uscire tutto quanto, anzi le cose secondo me si stanno sempre più scaldando e il materiale si accumula, e io non ho il tempo materiale di fare tutto in una volta. E tra le novità è che c'è appunto un elemento nuovo, che è Antonio, che da adesso in poi sarà lui a occuparsi di determinate situazioni, quindi si alleggerirà anche il mio carico di lavoro, e questa cosa è bene per la mia mente e per il mio corpo, quindi grande. E niente, penso di aver comunicato tutto. Alla fine non ho detto niente, però
ci sta riprendere a fare i vlog, perché questa cosa qui poi comporta continuità. Per come stiamo organizzando la situazione, sicuramente non spariremo. Io giustamente sparisco perché di queste cose fino ad ora me ne sono occupato solamente io, e quindi non avevo il tempo appunto materiale per aggiornarvi in continuazione. Però adesso ci dovrete sopportare.